Ben ritrovati sulla Nuova TV, proseguono i nostri spazi di approfondimento in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile prossimi, si proseguono anche le trattative all'interno dei due schieramenti. Oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul centro-sinistra dopo le elezioni in Sardegna. Naturalmente il dibattito è frenetico e la settimana potrebbe essere davvero la settimana decisiva per sciogliere tutti i nodi. C'è l'appuntamento di sabato, la direzione regionale del Partito Democratico che probabilmente metterà un punto fermo sulla candidatura di Angelo Chiorazzo alla guida del fronte moderato e progressista. Parleremo di elezioni sarde, parleremo naturalmente dei risvolti in Basilicata. Lo facciamo con Giovanni Petruzzi, nostro ospite di oggi, componente della direzione regionale del Partito Democratico di Basilicata, che è anche coordinatore della mozione Cuperlo in Basilicata. Benvenuto. Benvenuto e grazie a te, un saluto a tutti i telespettatori della Nuova TV. E allora, cominciamo con un passo indietro rispetto all'appuntamento delle elezioni sarde, che in qualche modo erano state individuate come un appuntamento che poteva sciogliere alcuni nodi rispetto anche al caso Basilicata, al dossier Basilicata. Ebbene, abbiamo visto Alessandra Todde, candidata del Movimento 5 Stelle, sostenuta anche dal Partito Democratico, da un fronte largo in Sardegna, vincere grazie ad un centro-sinistra. Ecco, io partirei proprio da questo, un centro-sinistra che non è scaduto nei veti e nelle contrapposizioni personali, tutto il contrario insomma di quello che, a cui stiamo assistendo in questi giorni in Basilicata. Esattamente, si è molto invocato questo modello sardo anche con una certa forma di sudditanza politica e culturale, ma se c'è da prendere esempio dalla realtà peculiare della Sardegna, c'è proprio questo dato, essere riusciti a coalizzare un'alleanza molto ampia e variegata e aver individuato una candidatura autorevole e forte alla presidenza della regione, che è stata capace di parlare a tutti i cittadini della Sardegna. È un po' quello che si dovrebbe fare anche in Basilicata, perché il valore aggiunto del candidato presidente è qualcosa di politicamente significativo che non va sottolineato né può essere un dato ininfluente sugli orientamenti, anche se i meccanismi elettorali sono diversificati, perché in Sardegna è stato possibile esprimere anche il voto disgiunto, cioè scegliere una lista di una coalizione diversa e candidato di altro orientamento. Qui in Basilicata non ci sarà questa possibilità, c'è il voto congiunto, cioè si vota congiuntamente e obbligatoriamente il candidato presidente insieme alla preferenza per una o due persone candidate in una delle liste dello stesso schieramento, della stessa coalizione. Ed è una ragione in più per riflettere su quelle candidature che rappresentano un valore aggiunto per le potenzialità di vittoria che ci sono in questa regione. Poi la similitudine sta anche nella scelta, qui molti storcono il naso rispetto alla individuazione di un candidato presidente che viene dal mondo della cooperazione, dell'imprenditoria collettiva e collegiale. In Sardegna il profilo della candidata, oltre che a quello di essere un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, è proprio da un punto di vista professionale e sociale di una imprenditrice molto radicata nel tessuto sociale, civile, culturale, economico della Sardegna, così come in Basilicata lo è Angelo Chiorazzo. Quindi se c'è un esempio da prendere dalla Sardegna va in questa direzione. Quindi un centro-sinistra, l'esempio sardo, insomma, ha dimostrato nell'analisi post-voto che diventa competitivo non solo, ma vincente, come abbiamo visto con una presidente, con una candidata presidente, con una coalizione che valorizza appunto le risorse che la società civile mette a disposizione. Tra l'altro c'è
un particolare che riguarda anche il Partito Democratico, perché nel caso della Sardegna Elly Schlein ha rinunciato anche ad un pezzo importante del Partito Democratico, diciamo un pezzo importante della sua storia. Mi riferisco al candidato Soru, l'ex presidente della regione, insomma esponente di spicco del Partito Democratico, un gruppo dirigente che si è staccato dal Partito Democratico, quindi una scelta anche di rottura molto importante. Esatto, è stata una scelta di discontinuità e di rinnovamento, e penso che anche in Basilicata occorre effettuare lo stesso tipo di scelta, promuovere il rinnovamento delle classi dirigenti, e attraverso una personalità nuova per il mondo politico come Angelo Chiorazzo lo si può fare, cercando di implementare anche nella composizione delle liste queste caratteristiche per cui si vada ad esprimere, a mettere in campo una classe dirigente nuova, giovane, formata da donne e da uomini inseriti nel tessuto sociale della nostra Basilicata, che sappiano interpretare le istanze nuove che provengono dai cittadini e dargli una giusta, idonea, opportuna espressione e rappresentanza politica. E questo è un altro elemento da tenere in considerazione per la prossima importante e avvincente sfida delle regionali in Basilicata. Altre similitudini, se vengono utilizzate in maniera strumentale. C'è qualche autorevole esponente politico che punta il dato principale sulla formazione della coalizione, ma quella coalizione, come giustamente dicevi tu nella domanda, non è rappresentativa di tutto il mondo del centro-sinistra sardo, che ha dovuto scontare una scissione con una personalità autorevole come Soru, che è stato anche presidente della regione, e questo deve pur insegnarci qualcosa in vista del voto lucano, perché le personalità che hanno ricoperto ruoli importanti nell'ambito istituzionale della nostra regione possono tornare utili se, anziché essere ancora come sempre in prima linea candidandosi, trasferiscono la loro esperienza, la loro competenza a servizio di una nuova e giovane classe dirigente. Ecco, tra l'altro la Sardegna ha dimostrato anche un'altra cosa, perché si parla diciamo impropriamente di campo largo. In effetti i centristi, penso a Renzi, penso a Calenda, non facevano parte della coalizione progressista. Anche questo è un dato importante. Esattamente, perché ogni realtà ha la sua specificità. È il centrosinistra vincente che si deve formare in Basilicata attorno alla candidatura a presidente di Angelo Chiorazzo, deve essere capace di rappresentare tutte le anime del mondo progressista e moderato della Basilicata, e lo si può fare sia attraverso l'adesione delle forze politiche organizzate, ma anche con la discesa in campo di segmenti della società civile che vogliono rendersi protagonisti di una stagione nuova per la nostra regione, per la Basilicata. Ecco, tra l'altro, insomma, abbiamo detto in premessa, sabato 2 marzo c'è questo importante appuntamento, una nuova direzione regionale del Partito Democratico che è stata convocata appunto dal segretario Giovanni Lettieri. Intanto lei nei giorni scorsi ha fatto anche una nota, diciamo a margine un po', di quelle che sono state le decisioni che sono state prese dal Partito Democratico nella direzione regionale di ottobre, in cui il Partito Democratico affidò appunto al segretario il mandato, insomma, di convergere sul nome del candidato presidente di Basilicata a Casa Comune, Angelo Chiorazzo. Lei ha detto: a quella chiarezza, a quella nettezza di quella determinazione del 27 ottobre dello scorso anno sono poi seguiti una serie di tentativi di intorbidire un po' le acque, non ultimo la rosa dei nomi che è uscita, insomma, da parte del Movimento 5 Stelle. Esatto, sembra quasi che siamo alle nomination del
Grande Fratello, siamo nel confessionile per decidere quale concorrente deve essere eliminato. Invece la vicenda politica lucana è una vicenda politica molto seria, riguarda la vita delle persone in carne e ossa che ogni giorno hanno a che fare con le disfunzioni di un malgoverno di questa regione, come quello che si è esplicato in questa legislatura del centrodestra, a cui occorre dare delle risposte all'altezza dei bisogni e delle aspettative delle persone. Questi sono giochetti che lasciano il tempo che trovano, che cercano soltanto di creare e seminare zizzania, di essere utilizzati in maniera strumentale, ma che non vanno al cuore del problema, che è quello di offrire alla nostra regione un progetto politico alternativo al centrodestra, che venga incarnato da persone credibili. E Angelo Chiorazzo, da quando ha accettato la sfida di essere il candidato presidente della regione del campo progressista moderato di centrosinistra, ha incontrato quotidianamente i cittadini con incontri territoriali in tutte le aree geografiche della nostra meravigliosa Basilicata, e non si può chiedere al Partito Democratico, dopo un pronunciamento ufficiale solenne come quello del 27 ottobre scorso, in cui è stata formalizzata la candidatura di Angelo Chiorazzo, di tornare indietro, perché significa che dal Grande Fratello ci spostiamo sempre in un'altra trasmissione, sconfessare, in un'altra trasmissione, cioè, di Canale 5. Scherzi a parte, non siamo su scherzi a parte, siamo dentro una sfida molto importante per il futuro della Basilicata, e secondo me si è già perso molto tempo in questi tatticismi, in questi giochetti da vecchia politica, anche perché siamo in una fase che non può essere più interpretata con i canoni classici del vecchio politicismo, ma una fase in cui i cittadini vogliono chiarezza, trasparenza e limpidezza. La proposta del PD votata dalla direzione il 27 ottobre del 2023 è una proposta limpida, chiara e netta. Si va avanti senza indugio su questa proposta, su questa candidatura, e secondo me il passaggio successivo su cui già siamo in ritardo è quello di costruire liste forti, competitive e contendibili, rappresentative della nostra società di Basilicata in tutte le sue molteplici espressioni. Ci arriveremo tra poco, intanto ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Pulita come l'aria della Basilicata. Ecologica, per rispettare la terra che ci ospita. Rinnovabile, perché il vento soffia sempre sull'energia del futuro. Ares, energia, ambiente, sostenibilità. Sei un installatore di sistemi fotovoltaici? Per forniture di moduli, inverter da 3 a 6 kW e sistemi di accumulo, contattaci all'email info@staff-italy.eu o al numero di telefono 344 27 67 733. Staff, together is better. Ed eccoci tornati dopo la pausa pubblicitaria. Stavamo parlando del tentativo nel campo del centrosinistra di intorbidire un po' le acque attorno alla candidatura di Angelo Chiorazzo, sostenuto da Basilicata a Casa Comune e, come ci ha spiegato Petruzzi, anche sostenuto dal Partito Democratico nella direzione regionale del 27 ottobre 2023. Insomma, io ripartirei da qui, perché in queste settimane, insomma, c'è stato un tentativo un po' di sminuire anche la capacità delle classi dirigenti regionali, dei partiti, degli esponenti regionali, insomma, rispetto alla primogenitura, diciamo, di questa scelta. È stata fatta passare un po' la narrazione di una candidatura calata dall'alto, sminuendo invece anche il ruolo dei segretari, degli esponenti regionali.
Ma questa candidatura è tutt'altro che calata dall'alto, è una candidatura che è nata dal basso, innanzitutto da un percorso di ascolto, di partecipazione che autonomamente il mondo del laicato cattolico, del volontariato sociale ha svolto, ed è stato anche discusso a tutti i livelli, anche all'interno dei vari soggetti politici, in primis il Partito Democratico, che vorrei ricordare il partito più forte, più rappresentativo, più radicato, diffuso capillarmente in tutti i comuni della nostra Basilicata. E questa determinazione di una decisione si colloca nel pieno di quello che è stato effettivamente un modello, che è stato quello lucano del ciclo vincente, che per un quarto di secolo ha permesso dal 1995 la nascita del centro-sinistro. A 5 anni fa, non solo la nascita del centro-sinistro, ma una serie di vittorie sia alla regione Basilicata che nei principali enti locali che nelle disciolte province di Potenza e Matera. Un ciclo che ha avuto come protagonista principale il compianto Antonio Luongo, il quale era sempre capace di costruire consenso attorno alle proposte che lanciava. Diago e Filo. Ago e Filo, però, erano proposte che venivano confezionate comunque in Basilicata e poi magari trasferite per il giusto e doveroso sostegno a livello nazionale. Invece si tende anche nei tentativi di sabotaggio della candidatura di Angelo Chiorazzo di utilizzare il livello nazionale per sabotare una candidatura nata dal basso. In particolare è un tentativo che si sta effettuando rispetto ai vertici nazionali del Movimento 5 Stelle, che ancora non sciolgono del tutto le riserve in senso positivo rispetto a questa candidatura, a questa ipotesi. Ecco, lei nella sua nota dei giorni scorsi ha parlato di questo inedito asse trasversale che si sta saldando attorno, diciamo, alle difficoltà di convergere sul nome di Chiorazzo. Un asse che mette insieme pezzi dell'ortodossia di sinistra dura e pura, così li ha definiti, e pezzi e gli ultimi giapponesi della teoria craxiana. Ci vuole spiegare meglio? Sì, la teoria craxiana del lago della bilancia. Craxi teorizzava il lago della bilancia come il pendolo per far vincere a volte proposte unitarie di sinistra insieme all'allora PC, a volte in alleanza con la Democrazia Cristiana. E quindi oscillava il lago della bilancia a seconda delle convenienze anche contingenti del PSI che era guidato da Craxi. Oggi ci stanno questi ultimi giapponesi che non si rendono conto che viviamo in un'epoca totalmente, radicalmente nuova e sono proiettati sempre col passato, ma chi guarda indietro al passato rischia soltanto di prendere il torcicollo, non ha uno sguardo lungimirante verso il futuro come invece è richiesto a chi vuole svolgere una funzione di orientamento del popolo lucano. E oggi in maniera paradossale assistiamo che chi questo ago della bilancia vuol far penderlo o sul versante del centrodestra o sul versante del centrosinistra, addirittura si trovi in asse nel cercare di sabotare la candidatura di Angelo Chiorazzo con quelli che ho definito i custodi dell'ortodossia di sinistra, quelli che nello scenario politico sono all'estrema sinistra, da sinistra italiana a Basilicata possibile. Questa saldatura è davvero raccapricciante, anche perché la prima cosa che dovrebbe essere richiesta a un soggetto che vuole aderire a un progetto politico innovativo di centrosinistra è la coerenza con questa collocazione. È inammissibile che ancora oggi vi siano soggetti che dichiarano in maniera così candida che possono stare sia a destra che a sinistra, purché sembra quasi, diciamo, l'antico motto Francia o Spagna purché se magna. Qua non c'è nulla da mangiare, è stato già tutto divorato e bisogna invece far sì che chi muore di fame, chi è digiuno e non viene creduto dal sazio trovi nella politica risposte coerenti e all'altezza dei propri bisogni, delle proprie esigenze, delle proprie aspettative di vita. Occorre che si guardi agli ultimi e più di
disagiati e più sofferenti e si dia una risposta positiva. Entreremo tra poco nei temi, io resto un po' sull'aspetto prettamente politico, riprendendo anche le dichiarazioni di ieri della segretaria Elly Schlein, che ha usato il termine testardamente unitario, insomma con questa volontà di proseguire, diciamo, senza soluzione di continuità, questo confronto anche con il presidente Conte, con il Movimento 5 Stelle, per costruire un campo quanto più largo possibile, verrebbe da dire. C'è anche la dichiarazione di Roberto Speranza, che insomma si è speso personalmente, continua a spendersi nel tentativo di favorire un dialogo, ha detto cadano i veti e i pregiudizi su Chiorazzo, insomma in Basilicata c'è un candidato molto forte che è appunto Angelo Chiorazzo, è necessario aprire un confronto, basteranno questi appelli anche da parte di Speranza? Mi auguro di sì, il buon senso imporrebbe di sì, i tentativi generosi che sia Roberto Speranza che la segretaria Schlein stanno compiendo in direzione del coinvolgimento pieno in questo progetto del Movimento 5 Stelle vanno apprezzati e sono dei tentativi generosi a cui però finora non c'è stata ancora una risposta in direzione di quella auspicata da parte del presidente dei 5 Stelle Conte, il quale evidentemente soffre l'influenza di circuiti che sono ancorati anche loro ad una visione del passato, come quelli che gravitano attorno al circolo giustizialistico del Fatto Quotidiano, che magari rimproverano a Chiorazzo di aver avuto amicizie che non sono gradite a loro con rappresentanti della Prima Repubblica, ma questo dimostra che Angelo Chiorazzo è un uomo di dialogo, che parla e interloquisce con tutti, però non si può dire che Chiorazzo sia una persona espressione di poteri forti. Chiorazzo è un uomo del popolo che dalla terra di Senise è riuscito a mettere in campo realtà imprenditoriali di carattere cooperativo, e quando si parla, diciamo, di cooperazione si parla di una imprenditoria che è a beneficio di tantissime persone, non di una singola individualità, e magari c'è anche un po' di invidia sociale rispetto ai successi che una personalità importante ha ottenuto, e gli vengono rimproverate questo tipo di relazione senza contare le relazioni che oggi Chiorazzo ha di carattere internazionale, che potrebbero tornare che utili, possono anche tornare utili alla Basilicata, certo. Il rapporto che c'è con le alte sfere del Vaticano, a partire da Papa Francesco, che dovrebbe essere un punto di riferimento e di esempio per quanti vogliono un mondo migliore e non peggiore, e che ha investito Chiorazzo di una importante funzione, quella di organizzare la giornata internazionale per l'infanzia nel prossimo mese di maggio. C'è questo retaggio culturale e vorrei dire, fuor di metafore per non parlare solo in politichese, che quanti rimproverano a Chiorazzo di essere stato amico di Andreotti dovrebbero ripassarsi ciò che è stato e ha rappresentato per la sinistra italiana per tantissime generazioni il compianto Enrico Berlinguer, di cui quest'anno ricorrerà il 40° anniversario della morte. Enrico Berlinguer è stato il teorico del compromesso storico e non ha avuto remore a sostenere un governo che allora venne definito il governo delle astensioni, che era presieduto da Giulio Andreotti, e proprio il giorno in cui venne rapito Aldo Moro, che fu l'altro architetto 1978. Di questa impostazione politica, quel governo giurava in Parlamento, cioè si presentava nelle aule parlamentari per avere la fiducia della Camera dei Deputati. Quindi Berlinguer è stato il massimo teorico della questione morale. Se Berlinguer ha sostenuto un governo presieduto da Andreotti, che tipo di problema hanno questi custodi ortodossi duri e puri rispetto alla candidatura di Chiorazzo, a cui viene imputata una semplice amicizia? Certo. Gli amici, diciamo, non
non devono essere rinnegati, né i miei amici possono piacere a chi oggi mi intervista o chi ascolta. Come si spiega invece questa riluttanza anche rispetto all'apertura che c'è stata tanto di Chiorazzo quanto del Partito Democratico a tenere le primarie, insomma uno strumento di massima democrazia per scegliere eventualmente, pur con tempi ristrettissimi, nel punto in cui siamo arrivati? Conferma la strumentalità delle posizioni in campo, perché precedentemente, subito dopo la scelta compiuta nella direzione regionale del PD dell'ottobre scorso, le primarie vennero invocate addirittura dal segretario regionale del Partito Socialista. Dopo, quando sono state proposte dal Partito Democratico e stesso da Basilicata Casa Comune, quelle primarie non erano più buone, o sottovoce qualcuno dice si possono fare le primarie ma non deve esserci tra i candidati Angelo Chiorazzo. Siamo, diciamo, ad una convention ad excludendum, siamo ad una pregiudiziale di tipo personalistico, quasi razzistica, che non ha ragione di esistere nella Basilicata e nell'Italia del terzo millennio. Non si riesce a capire di quali colpe si sia macchiato questo Angelo Chiorazzo, o fa talmente paura ad alcuni residuati di poteri forti che magari non potrebbero più formulare i loro disegni in una regione basilicata guidata da Angelo Chiorazzo. Questo è l'interrogativo da porre, per tanta ostinata contrapposizione rispetto a questa persona che è una persona del popolo e che abbiamo visto essere stimata da ambienti diversificati. Senta, nel 2013 Marcello Pittella ha vinto la battaglia, diciamo, interna al Partito Democratico per la leadership della candidatura a presidente di regione attraverso le primarie. Fa un po' specie che, insomma, a distanza di anni ci sia questa chiusura invece rispetto ad uno strumento democratico che dà la parola, insomma, agli iscritti, ai simpatizzanti di centrosinistra. Certamente fa specie, perché chi invoca la democrazia non può rifiutare il massimo strumento che consente ai cittadini che appartengono a un determinato campo di orientamento politico di esprimersi. Le primarie io personalmente non le condivido come modalità di scelta del segretario del mio partito, perché credo che i tifosi dell'Inter non possono scegliere l'allenatore della Juventus o viceversa, nel senso che alle primarie che stesso il Partito Democratico organizza addirittura per eleggere il proprio segretario nazionale partecipano chiunque, quindi possono, insomma, il rischio contaminazione. Questo dal punto di vista di quando si deve scegliere chi guida una comunità politica di parte ben definita, ben orientata, però quando si tratta di esprimere una personalità che deve ambire ad una postazione istituzionale di rappresentanza generale come quella di Presidente della Regione, le primarie sono uno strumento utile se non c'è l'accordo politico, perché in quella coalizione vi sono sensibilità e componenti diverse e preventivamente la cittadinanza può essere chiamata ad una consultazione per orientare la scelta rispetto a chi interpreta meglio quel ruolo. Le primarie andrebbero svolte per le postazioni istituzionali e non più svolte invece per le cariche di partito. Questo dal mio punto di vista ed è anche uno degli elementi fondanti della mozione di Gianni Cuperlo a cui io appartengo e di cui sono coordinatore regionale nell'ultimo congresso nazionale del PD, ma per le postazioni istituzionali, le primarie, se non c'è accordo politico, vanno bene. Aver paura delle primarie significa aver paura della democrazia, aver paura dei cittadini. Insomma, il vero nemico politico dovrebbe essere, insomma, il campo avverso, dovrebbe essere il centrodestra, invece in queste settimane, in questi mesi stiamo raccontando evidentemente altro. Le chiedo di commentare invece la dichiarazione di ieri di Lindo Monaco, che è coordinatore politico di Basilicata Casa Comune, che ha detto, insomma, affrettando, insomma, i tempi, vista la scadenza sempre più vicina dell'appuntamento elettorale, ha detto il gruppo dirigente del campo moderato e progressista si trova di fronte ad una scelta: o essere realmente inclusivo e quindi dialogare con le espressioni della società civile per le cose che abbiamo detto fin qui, oppure l'alternativa è ripetere l'errore del 2019, quando, ricordiamo, fu candidato
il consigliere Trerotola come presidente della regione del fronte progressista del campo di centrosinistra, con i risultati che poi abbiamo visto. È questo davvero il rischio concreto poi? Se si continua a fare melina e si proseguono con questi giochetti e tatticismi, c'è questo rischio, perché la stessa candidatura di Carlo Trerotola di 5 anni fa, se fosse stata magari decisa con tempi congrui e con largo anticipo, forse avrebbe avuto un esito diverso. Invece averla definita a 2 giorni dalla scadenza della presentazione delle liste ha creato problemi di carattere oggettivo, che forse chi cerca di compaginare il tutto gioca allo sfascio, vuole perseguire nel tentativo di far perdere il centrosinistra. Vi sono, diciamo, diverse modalità. C'è questa modalità di tirarla alle lunghe, di logorare e di cercare di arrivare agli ultimi secondi utili in piena zona cesarina, oppure ci sono altri tentativi che pure sono in atto, di un raccordo col centrodestra, in cui anziché sporcarsi la faccia confluendo direttamente nel campo avverso, nel campo a cui storicamente si è stati antitetici, si immagina un percorso in solitudine, in autonomia, magari con qualche scambio successivo di postazione istituzionale. Sono tutti, insomma, accordi di bassa cucina, Accordi di bassa lega, che mirano a far perdere il centrosinistra, proprio perché la candidatura di Angelo Chiorazzo è forte, rappresentativa, radicata e può essere in ogni caso vincente. Io suggerisco ancora, in ultima istanza, lancio un appello a muoversi, a formare le liste, perché la differenza la faranno le liste, non saranno le sigle virtuali che si aggregheranno e si metteranno insieme per dire abbiamo 7, 8, 10 partiti, ma saranno le persone in carne e ossa da candidare, rappresentative di segmenti della società, del mondo delle professioni, del mondo del lavoro, di tutto, che potranno fare la differenza. Secondo me c'è questa capacità, ma non possiamo nemmeno questa logorarla, perché più passa il tempo e più le persone restano disorientate. Perciò la scadenza di sabato sia quella ultima, il PD ribadisca con forza la candidatura di Angelo Chiorazzo e il secondo immediatamente successivo si passa a formare le liste. Questo deve essere il nostro compito, altrimenti diamo un vantaggio competitivo ai nostri avversari, che sono le forze politiche del centrodestra. Senta, veniamo rapidamente ai temi, perché lei li ha anticipati prima, perché poi il rischio è che, rispetto alla discussione su cui si sta avvitando il dibattito politico sulla persona, sul candidato oppure sulla composizione della coalizione, insomma, si perde di vista un po' quello che è l'argomento importante, quello che dovrebbe essere l'argomento importante di una campagna elettorale, cioè i temi dei lucani. Insomma, la sanità è l'esempio lampante, insomma, c'è una situazione che sta evidentemente impattando in maniera diretta sulla vita delle persone, liste d'attesa, mobilità sanitaria passiva, insomma, non passa giorno che non ci sia un rapporto che evidenzi questa difficoltà, che è nazionale ma che in Basilicata è avvertita in maniera ancora più diretta. Bisognerebbe passare anche dalle parole della politica ai fatti, alle proposte, insomma, è il tempo di parlare di temi. Il compito della politica è quello, adoperarsi per migliorare le condizioni materiali delle persone che vivono in un determinato territorio. E, la sanità è la principale questione e rappresenta la vergogna di questa regione per come è stata gestita. Le liste di attesa sono interminabili, le faccio un esempio proprio di carattere personale. Dovevo effettuare una gastroscopia, ho effettuato la prenotazione al CUP la settimana scorsa. Mi hanno dato come prima data utile il 26 novembre di quest'anno, cioè parliamo fra 9 mesi. Ieri sera sono andato ad un ambulatorio privato, perché non posso aspettare 9 mesi rispetto alla mia salute, e come me, io che me lo sono potuto permettere, ma altri poveri cristi che magari non hanno i soldi per comprare una panella di pane o per pagare le sempre più esose bollette, a differenza di quello che dice la propaganda del regime bardiano di gas e di elettricità e anche di acqua, come deve fare questo povero Cristo?
Su questo ci dobbiamo interrogare, eppure in questa regione hanno cambiato più direttori generali, amministrativi, sanitari di qualunque altra cosa, forse avranno cambiato più direttori di quanti allenatori ha cambiato la Salernitana, ma nonostante questo la Salernitana è all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie A, e così la Basilicata è all'ultimo posto della classifica per la sanità in Italia. La sanità è stato sempre un nostro elemento di orgoglio. Voglio ricordare la campagna di screening mammografico ideata ai tempi del presidente Bubbico, che era un elemento, diciamo, di orgoglio per la Basilicata nazionale, rispetto all'intera nazione. Invece adesso si sono capovolte le cose, in ogni campo retrocediamo, e sulla pelle, sulla salute dei cittadini non si può più scherzare, ed è il primo punto programmatico insieme al lavoro da affrontare per una maggioranza di centro-sinistra. Faceva riferimento al bonus gas, perché in questi giorni anche sul nostro giornale, sulla Nuova del Sud, raccontiamo quotidianamente di persone che si vedono recapitare bollette con importi esosi, talvolta davvero esorbitanti. Insomma, c'è stata una falsa narrazione, c'è stato anche un maldestro tentativo di correggere eventuali anomalie. Insomma, si poteva intervenire, si poteva spiegare meglio magari anche ai cittadini. Sì, il bonus gas ha funzionato, e nemmeno per tutti, soltanto nel primo periodo, quando sono arrivate effettivamente bollette prossime allo zero. Poi in maniera progressiva i costi che i cittadini sono costretti a sopportare sono aumentati, addirittura ci sono, diciamo, compagnie di erogazione del gas che adesso hanno anche cambiato la cadenza di fatturazione, inviano mensilmente anziché bimestralmente le fatture, con un aggravio notevole, e i costi sono lievitati. Cioè, diciamo, anche in questo caso faccio l'esempio personale, diciamo, per rendere l'idea. Proprio l'altro giorno mi è arrivata una fattura di 270 euro, e il mese precedente, non il bimestre precedente, me ne era arrivata una di 280 euro. Non possono essere queste le cifre che si devono pagare quando in televisione si proclamano con gli spot pagati con i anche soldi con una campagna di comunicazione Lucani, che venite in Basilicata, certo, perché non si paga il gas, è una bugia colossale, e soltanto per questa bugia questa giunta regionale uscente meriterebbe di essere mandata a casa. Però se non c'è la proposta forte alternativa, rischiamo altri 5 anni di frottole, di menzogne sulla pelle dei cittadini. E allora ci avviciniamo davvero alla conclusione. Per terminare questa nostra interlocuzione, l'appello che Giovanni Petruzzi si sente di mandare al Partito Democratico, a tutti i partiti che sulla carta, diciamo, si oppongono al centrodestra: cosa bisogna fare da qui a sabato? L'appello è ai partiti, ai movimenti, alle associazioni, a tutte le forze sociali, culturali, attive della Basilicata, direi a tutte le donne, a tutti gli uomini di buona volontà. Uniamo le nostre forze, un candidato in campo già c'è, è forte, è rappresentativo, può vincere le elezioni, si chiama Angelo Chiorazzo, non perdiamo più tempo, ma mettiamo a disposizione di questa candidatura, oltre che i partiti, anche le personalità che intendono contribuire a far cambiare volto alla nostra Basilicata, a far cambiare pagina a questa regione che accumula sempre più un record di carattere negativo. E noi vogliamo che riparta un discorso di fiducia per la nostra Basilicata, che già paga il prezzo di un spopolamento molto impressionante, che paga il prezzo della carenza di prospettive di carattere occupazionale, che paga il prezzo di una sanità disastrosa, che ha una pubblica amministrazione che non funziona, e perciò non attardiamoci più in inutili e tediose discussioni che possono interessare soltanto il ceto politico, chi ancora non si rassegna a che il suo destino personale non può essere più espresso in una carica istituzionale, ma parliamo dei problemi delle persone in carne e ossa, di quanti vivono situazioni di disagio e vogliono
vogliono che si cambi rotta. Noi dobbiamo aiutare con lo strumento potente della politica a far cambiare rotta a questa nostra regione e a dare risposte concrete ai cittadini che attendono da troppo tempo. E allora, con questo appello accorato di Giovanni Petruzzi, noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Prima Notizia verso le elezioni regionali 2024. Grazie ancora a Giovanni Petruzzi, componente della direzione regionale del Partito Democratico, per essere stato nostro gradito ospite quest'oggi. Grazie anche a voi telespettatori che ci avete seguito da casa e ai prossimi appuntamenti sempre sulla Nuova TV.